Richard, allora, da Palermo a Palermo, è stata la tua prima partita l'anno scorso, facessi un partitone di quelli esagerati, poi alla fine Luperini ci fece gol al 90°. Da allora ad oggi è passata tanta acqua sotto i ponti, insomma. Sì, è stata la mia prima partita col Potenza, che fino a 2 giorni prima ero sul divano e sì, me la ricordo bene perché a livello personale fu una bella partita, ma anche a livello di squadra, anche se non sbaglio, andammo lì con molti. Senza attaccanti. Esatto, con molte defezioni, diciamo così. E è passato tanto tempo, sono cambiate anche tante gestioni. E sicuramente anche loro sono in una posizione diversa rispetto all'anno scorso e ci aspetterà sicuramente una partita più dura rispetto a quella dell'anno scorso, Però le appunto. indicazioni che abbiamo visto dalla gara col Picerno, dal punto di vista della determinazione, dell'attaccamento, della lotta, sono quelle giuste, insomma. È questa la strategia, la tattica per arrivare a una salvezza tranquilla? Assolutamente, quello per una squadra che pensa prima di tutto a salvarsi non deve mai mancare, ma a mio avviso magari da fuori a volte è sembrato che è venuta a mancare la rabbia, la determinazione, ma da dentro io mi sento di dire che è una cosa che non è mai mancata. Poi sono situazioni e situazioni, partite che ti girano bene, partite che purtroppo sono girate più male che bene, però ripeto, quello non deve mai mancare e secondo me non c'è mai mancato, come dimostrato appunto col Picerno. Senti Richard, ti senti realizzato, fra virgolette, a Potenza? Cioè stai bene, lo dico perché fra non molto incominceranno le solite classiche sirene di mercato, le telefonate, perché si sa che funziona così. Tu magari se qualcuno ti chiama risponderai: io qui sto bene a Potenza, o venitemi a prendere da Potenza. No, sicuramente io sto bene. Sto bene, l'ho sempre detto, e anche perché sennò quando si è trattato il rinnovo, non avrei accettato. Insomma, ecco, le cose si fanno sempre in due, non è che la società propone e tu devi accettare per forza. Io sto bene, ovviamente, se dovessi decidere di lasciare Potenza è solo per andare in categorie superiori, perché altre piazze come questa in questa serie, a meno che non vai a Bari, è dura trovarle, Senti Richard, allora adesso, diciamo, l'augurio per la partita di domenica, quale fa? Essere migliore in campo e non portare niente a casa, oppure puntini puntini? ecco. No, io mi auguro una partita come domenica col Picerno, ecco, cioè Senza tiri in porta. perfetto, perché meno faccio io e vuol dire che meglio è. Poi certo, se pari tutto e finisce 1-0 meglio ancora, però intanto noi cercheremo di strappare punti in qualsiasi modo, se dobbiamo far 90 minuti in aria e poi ripartire, faremo così, faremo di tutto ci adatteremo alla partita, ecco. Grazie.